Questi 9 mesi stiamo facendo del nostro meglio per andare avanti, onorando il passato, vivendo il presente e progettando il futuro. Lui è il marito di Tiziana Lombardo, la 37enne originaria di Paravati, morta 48 ore dopo il parto per un presunto aneurisma addominale. A fare luce sulla vicenda un'indagine tuttora in corso che accerterà eventuali responsabilità. La tragedia si è consumata la mattina del 5 gennaio all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Antonio Libertino si è dovuto misurare con la gioia della nascita di Giada, la secondogenita, e il dolore per la perdita della sua compagna di vita. Ma soprattutto ha dovuto consolare suo figlio Pasquale, di appena 5 anni, a cui ha dovuto spiegare che la mamma era volata in cielo. Per un bambino così attaccato alla propria madre, perderla in quella situazione, diciamo, è stata molto dura. Tra l'altro ho dovuto dirglielo proprio in quel momento, perché eravamo tutti insieme quando l'abbiamo saputo e allora non c'era altra soluzione che dirglielo in quel momento. Ho dovuto trovare la forza per dirglielo nel modo migliore possibile e poi stargli vicino per aiutarlo a stare bene. È trascorso quasi un anno da quella disgrazia, un lutto che Antonio sta ancora elaborando, una sofferenza descritta nel libro Tiziana, amore che genera amore, una raccolta di foto, disegni, pensieri e poesie che hanno rappresentato per il giovane insegnante una terapia di fronte all'immenso dolore. E questa è la storia di un amore e magari può ispirare altre persone questo amore e far sì che nasca altro amore. Del resto, una delle frasi che ho scritto e che ho voluto scrivere all'inizio del libro è: possa la morte di qualcuno avere almeno il significato di salvare la vita di altri. Lo incontriamo davanti alla cattedrale di Mileto, un luogo a lui caro, perché è qui che nel 2009 sposò Tiziana ed è qui che l'ha accompagnata nel suo ultimo viaggio terreno. Cosa le manca di più di sua moglie? Tutto. La sua presenza in ogni caso è qui con me, perché ci sono i miei figli che sono i doni meravigliosi che lei mi ha lasciato e di cui mi sto prendendo cura. Cristina Iannuzzi per l'ACNews 24.